tantissimo a parlare Alessandro Manna, che è niente poco di meno che il nuovo coordinatore degli iscritti individuali ALDE a Roma. Però, siccome sei coordinatore, 3 minuti. Facciamo due, va. Interrompiamo a che ora? All'1:30. Provo a essere molto succinto. È chiaro, sono emersi fattori fortemente divisivi per l'anno, come quello di cui vorremmo parlare adesso, cioè la questione delle riforme istituzionali. No, ma che cosa vuol dire? Dovremmo cercare in modo di intavolare un dibattito al nostro interno su questo argomento senza dover necessariamente giungere ad una visione comune, perché non è questo il nostro scopo. Può servirci, può essere utile per evidentemente fare luce su altre questioni. Allora, la visione meno individuale, come è stato detto nella presentazione, è stato anche sottolineato da molti interventi interessanti che ci sono stati, risponde in Italia, in questa fase storica, a una necessità oggettiva. Nell'area liberale, nell'area liberale democratica, non abbiamo rappresentanza istituzionale, non siamo riusciti nel 2014 a eleggere il nostro rappresentante al Parlamento europeo. Dobbiamo lavorare per avere una presenza più forte, massiccia nelle istituzioni. E per farlo, il metodo che vogliamo utilizzare è quello di partire dal basso, cercando di coinvolgere militanti che operano in partiti diversi, e creare una base comune per una proposta politica che possa essere convincente a livello locale, nazionale ed europeo. In Europa il partito c'è ed ha una forte caratterizzazione, abbiamo sentito, per il federalismo europeo e per i temi dei diritti civili, dei diritti umani. Ecco, io credo che su queste tematiche non ci debba essere assolutamente un titolo di divisione. E mi permetto di sottolineare attualmente alcune posizioni, diciamolo, di Scelta Civica e di una parte del PD, sappiamo, abbiamo tanti membri individuali iscritti all'ALDE che sono anche iscritti al PD, c'è un problema forse di incompatibilità, dovremmo affrontarlo adesso, no? C'è il problema di avere una posizione unica, forte, diretta e molto progressista sui diritti civili. Su questo non ci credo. E su questo penso che potremmo anche uscire con un documento, eventualmente lavorare per un documento comune, perché so che in Italia è un tema. Ah, già i documenti l'ha fatto. Sì. Però in Italia tra gli aderenti è chiaro, cioè dobbiamo essere chiari per questo tema. Così come sull'Europa, che tipo di Europa vogliamo, perché io non dubito che sia necessario una nuova fase costituente per questa Europa. Cioè procedere così gradualisticamente sulla linea funzionalistica che dai primi trattati ad oggi ha portato all'Europa monaca non va bene. Per far partire questa una campagna costituente, cosa possiamo fare? Che strumenti possiamo mettere in campo? Che tipo anche di dibattito al nostro interno dobbiamo svolgere? Queste sono tutte tematiche. Non areniamoci sulla riforma istituzionale in Italia, che è un tema importante che noi dobbiamo dividere, che ci può dividere, ma che non ci può impedire invece di avere una posizione politica chiara e forte su altri temi fondamentali. Infine, in conclusione vorrei dire, supportare, in questo Francesca e Marco sono senz'altro d'accordo, hanno già dato il loro ok, tutte le iniziative locali per la legalità, per la trasparenza e per lo Stato di diritto. In Italia ci sono tante associazioni che operano, probabilmente non esiste un coordinamento, e c'è anche un problema a proposito del diritto di conoscenza intesa dalla cittadina, di tutte le iniziative che si mettono in atto. Dobbiamo aiutare le associazioni cittadine sul territorio a far conoscere le loro volte, le loro attività e cercare di supportarli anche con l'avvento del Partito Europeo. Così possiamo essere vincenti e crescere e eventualmente avere anche una proposta politica seria e credibile in Italia per i cittadini. Grazie. Alessandro, volevo dire una cosa soltanto, a chiarimento, perché sicuramente gli altri interventi ne parleranno. C'è chi dice che questo dovrebbe essere l'inizio per una forza liberale democratica italiana che poi contesti anche le elezioni nazionali, eccetera. Io dico una cosa, ci sono adesso in Italia 350 più o meno iscritti, di cui
una buona metà non è in regola con i pagamenti ancora per quest'anno. Allora, quando arriveremo a 3.000 o a 5.000 possiamo porci questa domanda su cosa vogliamo fare. Prima, qualsiasi cosa è bella Italia. Quindi bisognerà trovare un nuovo che sia